Io sto al mio compito di coordinatore, che non significa essere commissario, da una situazione nella quale il piano era nel complesso impantanato, siamo in una situazione nella quale esiste non un generico piano, ma 70 interventi che hanno ciascuno un titolare, un responsabile del procedimento, risorse assegnate disponibili e anche tempi di scadenza. Molti interventi sono già in corso. Bisogna ricordare che gli artigiani e i piccoli commercianti del Sulcis Iglesiente, grazie al piano Sulcis, hanno un regime fiscale decisamente più favorevole di quello degli artigiani e dei piccoli commercianti del resto della Sardegna. E gli interventi sulla ricerca sono decollati tutti. Relativamente agli appalti, alcuni appalti sono partiti e qui si iniziano a riscontrare le differenze. Per esempio, il comune di Sant'Anarresi ha ricevuto dei fondi e li ha mandati in appalto, appalto fatto. Il comune di San Giovanni su Erge ha ricevuto fondi e non li ha mandati in appalto. Ci sono comuni che sono più avanti nelle bonifiche e altri che sono indietro. Esistono meriti e demeriti. La metterei così. Il lavoro che abbiamo fatto è servito però per attribuire univocamente tutte le risorse, non c'è più un euro che debba essere impegnato. Le novità in termini di comunicazione della giornata di oggi sono che ANAS ha ieri in una riunione che abbiamo fatto a Roma ha comunicato che 56 milioni di euro affidati alla sua gestione vanno in appalto entro febbraio, e questo è un fatto positivo, cioè un risultato. Non c'era, adesso ce l'abbiamo. L'assessorato della programmazione, che pure aveva accumulato ritardi, ha comunicato che ugualmente lunedì prossimo decorrerà il bando per la ricerca e a partire dal 1° di marzo le imprese potranno depositare le richieste di finanziamento per i progetti più propriamente imprenditoriali. Anche questo è un avanzamento concreto che è stato comunicato oggi.